E a questo punto arrivo a spiegarvi in cosa consiste, sempre per me, essere ateo. Innanzitutto si tratta di una definizione che uso per comodità di espressione, ma che mi attribuisco con una certa reticenza, perché in effetti usando la parola ateo non informo minimamente sulla mia posizione filosofica, su quello che sono le mie credenze, i valori, perché ateo non significa nulla se non, come dice il termine, l'assenza di una credenza. È una definizione in negativo, non è una corrente di pensiero, non è un'ideologia, non è una religione come qualche malizioso a volte vuol far intendere. Siamo tutti atei rispetto a qualcosa, se ci pensate. Siamo atei rispetto agli dei dell'Olimpo, rispetto al dio che giunge nella montagna, alla dea Shiva indiana o al dio fenicio Baal. Se pensate a cosa significa per tutti voi essere atei rispetto a questi dei, capite subito cosa si prova nei miei panni ad essere ateo nei confronti anche del dio ebraico Yahweh. Capite subito che il fatto di non credere in Zeus o Apollo non illustra né implica affatto quali siano i vostri valori e le visioni del mondo che avete. Non serve neanche essere umani per essere atei. Le piante sono atee, il plankton è ateo. L'universo del resto è stato ateo per il 99,99999,2% della sua esistenza prima che qualcuno sulla Terra cominciasse a parlare di dei. Non finisco neanche razionalista, perché non faccio altro che usare la ragione al meglio che posso, secondo quella che è la mia dotazione, come fanno tutti, senza per questo fare un idolo della logica e del raziocinio, trasformandole in un'ideologia superiore. Anzi, ci sono attività assolutamente irrazionali a cui mi abbandono con gusto e vi lascio immaginare quali sono. Tra le altre sei tranquillizzato. Comunque, per informare gli altri sulla mia visione del mondo, non me la sento in generale di ricorrere a etichette culturali, diciamo, ben definite. Certo, mi ispiro coscientemente o inconscientemente o inconsapevolmente anzi ad alcune correnti storiche del pensiero umano: l'umanesimo, il naturalismo, l'illuminismo, l'utilitarianismo, ma in ultima analisi sono solo un individuo che si assume la responsabilità di dare giorno dopo giorno significato alla sua esistenza, in modo flessibile, idiosincratico, ma consapevole. Quello che non faccio è delegare a qualcun altro i contenuti delle mie credenze, cosa che a questo punto troverei disonesta nei confronti di me stesso. E comunque guardate che questa è una cosa che facciamo tutti comunque, anche chi fa appello all'assolutezza di una verità rivelata. Un cattolico maturo non accetta mai passivamente di delegare le decisioni al Papa o in generale alla tradizione della Chiesa Cattolica. Usa il cervello. Ma usa il cervello per cosa? Lo fa per sforzarsi di vagliare filosoficamente, logicamente tutte le cose che sa, che crede, che esperisce o che è come persona, e fare in modo che tutto questo quadri con la narrazione ufficiale della dottrina in cui ha deciso di credere, anche a costo di distorcere artificialmente i fatti e le conoscenze. È un esercizio estremamente difficile e dallo scopo molto discutibile. Oppure usa il cervello per decidere con la sua testa in quali specifici aspetti credere, scegliendo quindi dal menù di verità proposto dalla sua chiesa. Io sono abbastanza convinto che i cattolici maturi usino il cervello in questo secondo senso. Ma il principio non espresso, sottointeso a questa attività mentale, è che l'autorità finale, chi decide che cosa è vero o cosa no, non è il libro sacro, non è il Papa, non è il catechismo, sei tu. Nel momento in cui uno decide con la sua testa, faccio qualche esempio, che il Papa, per dire, non è infallibile, che fare sesso con un altro ragazzo non è un atto impuro da confessare al prete, ma una dimensione della femminilità umana, oppure cose teologiche, che Maria di Nazareth non poteva essere vergine perché altrimenti a Gesù sarebbero mancati i cromosomi maschili, intradicendo il dogma che fosse vero uomo.
ancora che Dio può essere contemporaneamente solo due cose su tre, però onnisciente, onnipotente, infinitamente buono, o qualunque altra eresia che possa venire in mente a un credente, l'operazione che uno fa nel prendere posizione in questo senso è scavalcare di fatto l'autorità superiore che genera la verità cosiddetta rivelata, per decretare, anche senza dirlo, che la vera autorità alla fine è lui, con la sua riflessione, con il suo cervello, la sua sensibilità, il suo istinto. E questa autoassunzione di autorità, dal mio punto di vista, non solo è una cosa bellissima, ma è anche inevitabile. Lo fanno tutti, anche i più chiusi fondamentalisti. E allora, se l'autorità finale, il fatto di verità, siamo noi, mi chiedo perché non scavalcare del tutto il passaggio intermedio di delegare a parole poi la verità ad altri, preti, vescovi e papi e libri antichi. E non sto dicendo con questo che le dottrine della Chiesa vadano rifiutate in toto. Dico solo che la Chiesa alla fine ha un suo menù di idee da proporre, fra cui uno dovrebbe sentirsi libero di scegliere se c'è qualcosa che trova adatto alla sua vita e alla sua visione delle cose. Però è un menù fra i mille possibili esistenti che l'uomo ha prodotto nei secoli sotto forma di tantissime altre religioni, filosofie, ideologie, libri, modo di pensiero, riflessione, di fondamenti etici. Ma la parola chiave è sentirsi libero, scegliere. E appunto è una cosa che facciamo tutti, che lo vogliamo o no. La complicazione che ha eventualmente, dal mio punto di vista, un cattolico maturo rispetto a una persona matura, è che in un cattolico, da quello che vedo spesso, sì, è quello che è anche la mia esperienza personale, si viene a generare una specie di cortocircuito tra il libero pensiero e la fede, che prende la forma del dubbio. Perché se per qualche motivo un cattolico, un credente, insomma, si innamora, per esempio, di un'idea del buddismo, o se si innamora, per dire, della Costituzione più che del Nuovo Testamento, dei comandamenti, della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che magari trova molto più completa, giusta, illuminante di qualsiasi antico decalogo religioso, sa dentro di sé che in qualche modo sta tradendo la via maestra che ha abbracciato, la sua fede, il giuramento solenne e ritualizzato di una credenza che aspira alla perfezione, che ha dei santi, dei martiri a modello e che in principio si aspetta da te che tu la difenda, quindi a costo della vita. E io credo appunto che vivere in una condizione di dubbio generi un innecessario senso di angoscia, peggiorando in qualche modo la qualità della vita intellettuale. Ecco perché io preferisco assumermi interamente e consapevolmente la scelta delle verità in cui credere, ammettendo semplicemente che l'autorità ultima delle mie stesse scelte sono io e nessun altro, e mi sento libero di scegliere fra tutti i menu possibili le idee che mi appassionano di più, quelle che trovo più congruenti con la realtà, con i fatti scientifici e quella che è la mia esperienza personale. Niente cortocircuiti, niente dubbi sulla validità di dottrine in cui so che dovrei credere, e questo, ripeto, non è neanche l'essenza dell'ateismo, che è una parola che non esisterebbe neanche se la religione non ci fosse, che quindi in sé non significa niente. Significa solo essere un essere umano maturo, etico e responsabile. Tanto, da quello che abbiamo capito riguardo l'essere umano e al suo modo di pensare, quindi alle sue possibilità di conoscenza, che esista o meno una verità assoluta è qualcosa del tutto fuori dalla nostra portata. Ma soprattutto è qualcosa di assolutamente irrilevante, perché non abbiamo bisogno di una verità. Come esseri umani ci basta e avanza credere alle cose, ciascuno secondo le proprie percezioni, intuizioni, visioni, esperienze, la propria istituzione. Ognuno in qualche modo si crea il suo film personale attraverso il meccanismo di simulazione con cui il nostro cervello filtra i dati che provengono dal mondo esterno e dal nostro corpo. Tutto ciò che sappiamo è, in un modo o in un altro, una forma di credenza. C'è un senso, diciamo, prosaico comune nel credere nelle cose. Pensate al fatto di possedere dentro di voi un cuore, un fegato, un intestino.
è qualcosa in cui credete senza dubbio, ma che nessuno ha mai dovuto dimostrarvi e di cui non avete, spero per voi almeno, dovuto fare esperienza diretta. Credete anche che domani sorgerà il sole, credete che l'inverno farà freddo, credete che infilando le dita nella presa di corrente prenderete la scossa, credete che i vostri genitori vi vogliano bene. E per questo metodo di pensiero, che è più comune, appunto non servono dimostrazioni, come nel caso invece del metodo del pensiero scientifico, che permette di generare un altro tipo di verità e soprattutto di darci dei precisi criteri di conoscenza, che sono quelli che non ci fanno cadere nel cosiddetto relativismo, cosa di cui si parla da qualche anno a questa parte, grazie a Razzi, che sostanzialmente ne ha fatto il cavallo di battaglia. Perché non è questo che stavo dicendo. Quanto personali siano le mie conclusioni, sono conclusioni che si accordano e allineano in modo coerente con un modello epistemologico che funziona, che ha risposto al mio reale. Però ecco, in generale si crede basta, sulla base della ragionevolezza delle nostre deduzioni, per lo più inconsce, per lo più ereditate. E per un non credente come me, la conoscenza è fatta solo di questo, credenze personali e credenze scientifiche. Non c'è un terzo metodo di pensiero, la fede, che genera un altro tipo di verità, una verità che si dice rivelata e che in teoria, nella gerarchia delle idee, si aspetta di essere creduta prioritariamente e nonostante le nostre altre convinzioni e conoscenze scientifiche vere e proprie. È chiaro che chi usa il metodo fede si trova quotidianamente a fare un grosso e difficile esercizio di calibrazione, però, di tutti questi livelli di verità, che spesso ovviamente finiscono a contraddirsi, dato che la fede ti porta a confrontarti con idee che sconvolgono il buon senso, relegano il tuo sentire esperienziale e negano molto di ciò che sappiamo anche scientificamente. Quindi di fatto, dal mio punto di vista, la fede complessifica, complica la vita intellettuale. Anche perché la verità rivelata, per chi crede che esista una cosa del genere, è comunque un prodotto inutilizzabile, perché si presenta sotto forma di una narrazione letteraria, fatta di metafore, aneddoti, proverbi, parabole, molti anacronismi e poi cantici, riti, una serie di tabù anche, e comunque è tutto da interpretare. Le verità utili, quelle che ci interessano per vivere, per spiegare veramente il mondo e noi stessi, uno comunque se le deve costruire dal basso. Il mio argomento principale per giustificare oggi la mia scelta atea è stata quindi la scelta di evitare complessificazioni ai miei occhi non necessarie, limitando il più possibile le contraddizioni che emergono dal pensiero fideistico. Mi è anche difficile pensare a un motivo per cui uno dovrebbe farsi carico adesso nel 2013 di tante, mi viene da dire, eroiche complicazioni al servizio della religione, scansando in qualche modo la responsabilità di dare da sé un senso all'esistenza, dato che abbiamo tanti straordinari strumenti di conoscenza a disposizione. E se mettiamo da parte le ragioni anche di opportunismo, a volte più o meno consapevole, legate ai privilegi di essere cattolici in un paese a prevalenza cattolica, la mia impressione è che il pensiero fideistico affondi le sue radici, per alcuni anche esplicitamente con un certo orgoglio, in due aspetti particolari dell'irrazionalità, che sono l'amore e la paura. L'innamoramento ideologico è forse il pilastro principale del credere in una ragione che si definisce tra l'altro la religione dell'amore. Amore per Gesù, amore per il prossimo, l'amore con la A maiuscola, no? E su questo aspetto tra l'altro concordo pienamente, perché anch'io sono innamorato dell'idea in cui credo. Anch'io mi appassiono incredibilmente in conseguenza per esempio di un libro che posso aver letto, un film che ho visto, un incontro che posso aver fatto con un artista, un pensatore, uno scrittore, una persona qualunque che può aver condiviso con me un po' della sua saggezza umana. Ed è la stessa sensazione che avevo provato da adolescente quando mi ero innamorato del cattolicesimo. E sono convinto che è la stessa sensazione che intendono i credenti quando dicono di aver incontrato Gesù,
sotto le spoglie magari un prete, un professore, un predicatore, un mendicante, un collega o quello che è. Succede a tutti di innamorarsi in questo modo, di sentirsi, in altre parole, profondamente ispirati e convinti da un'esperienza forte che si può aver fatto. E innamorarsi di Gesù non è un'esperienza qualitativamente diversa dall'innamorarsi di Karl Marx, per dire, del jazz, dell'entomologia. Attiva esattamente gli stessi neuroni e le stesse reazioni chimiche nel cervello. La differenza, casomai, è che qualcuno che magari ha interesse ad averci nel suo team ha inventato un aggettivo per tentare di distinguere quel tipo di esperienza di innamoramento e renderla speciale, con un aggettivo misterioso e anche di difficile definizione, che è quello di spirituale. L'esperienza spirituale, guardate, non ha niente di qualitativamente diverso da una qualsiasi altra esperienza emozionante o di grande ispirazione, se non per il fatto che noi vogliamo che significhi qualcosa di più. È ciò che il cervello fa, semplicemente, innamorarsi di un'idea, fare una bella esperienza. E quando ci si innamora di un'idea si vuole anche difenderla, fregandosene a volte se questa corrisponde davvero a una verità ontologica o no. Infatti la differenza dal mio punto di vista di non credente è che per me l'innamoramento, l'incontro, non può essere la base delle idee che fanno da stella polare alla mia vita, perché sono consapevole del fatto che ci si può innamorare anche di idee false, a volte innocue magari, ma a volte anche nocive. Allora vedo un uomo con dei boccoli lunghi che penzolano dalla testa e si mette a tagliare con un bisturi il prepuzio a un bambino, e penso che quell'uomo è innamorato dell'idea sbagliata. Vedo una donna che si lascia maltrattare e stuprare dal marito, rassegnata a considerarlo suo padrone in virtù di un contratto tradizionale sharaitico, e capisco che quella donna è innamorata dell'idea sbagliata. Vedo dei genitori che condannano i figli all'infelicità perché non accettano che siano gay, e capisco che sono innamorati dell'idea sbagliata. L'unico l'altro motivo per cui sono critico nei confronti dei miei stessi è anche che sono consapevole che l'amore passa, non si trasforma. Io cambio, le circostanze cambiano. Restare ossessivamente attaccato a un'idea solo perché a un certo punto della mia vita me ne ero innamorato è ideologico, non produttivo e ultimamente nocivo, e non aiuta a migliorare la qualità della mia vita. E io, da persona libera e matura, so anche abbandonare le idee quando non mi descrivono più. Posso farlo, e lo faccio tranquillamente e serenamente. Per un cattolico, abbandonare l'amore eterno, spirituale, con la A maiuscola, che deriva dal suo incontro con Gesù, è un affare, secondo me, ben più grosso, e lo è stato per me all'epoca. Perché non è più una questione d'amore a quel punto, diventa un matrimonio con Gesù. E finché le cose in questo matrimonio vanno bene è un conto, ma se poi iniziano i tradimenti, le incomprensioni, le difficoltà, i tormenti interiori, ci si scopre gay, ci si trova in una prigione per uscire dalla quale servirebbe un atto traumatico come il divorzio, che chiede un sacco di coraggio, essere pronti ad affrontare tutte le conseguenze psicologiche e anche sociali, spesso accompagnate da senso di colpa e di fallimento. E lì allora subentra l'altro elemento che si accompagna all'amore come pilastro per credere secondo la fede, come ho detto, la paura. Il condizionamento di un'educazione che spesso instilla l'obbedienza più che lo sviluppo del pensiero critico, corredato dal senso di colpa e di paura per le conseguenze che possono esserci ad abbandonare quella che è la nostra cultura d'origine. E io ricordo bene la sensazione di essere emotivamente frenato da quella cosa chiamata timore di Dio. Non che avessi esattamente paura di essere colpito da un fulmine, ma temevo conseguenze non meglio precisate per un eventuale rifiuto della mia religione, e poi ovviamente nello specifico delle singole decisioni, azioni che quotidianamente diventavano anticattoliche quando decidevo di compiere. Quindi una paura irrazionale instillata nelle profondità del subconscio, e non è facile non è stato facile per me liberarsene. Arrivo a concludere. Per riassumere, posto che non esistono verità assolute, che esistono solo modi diversi di credere,
che i motivi che ci spingono ad abbracciare o rifiutare il metodo di pensiero della fede non sono necessariamente di natura razionale, trovo che credere costituisca oggi un grosso elemento di complicazione, addirittura un ostacolo, in molti casi, alla ricerca della felicità, che è uno degli elementi più importanti alla base della mia etica. E la felicità, appunto, secondo me, passa dal ricongiungimento maggiore possibile tra chi sono e chi penso di essere, rimuovendo il più possibile le dissonanze cognitive o le mie contraddizioni. La religione, nella mia visione, non è quindi accettabile, proprio perché è una fonte estremamente ricca di contraddizioni e poi molto povera di verità utili per la mia vita. Le poche verità utili che trovo nella religione sono presentate in forma sicuramente molto suggestiva e appassionante, hanno anche un valore letterario, ma allora una bella morale la posso trovare in qualsiasi altro libro di buona letteratura. Nel Signore degli Anelli ci sono potenzialmente altrettante lezioni morali da imparare che nella Bibbia, visto che tanto alla fine il testo lo interpreto io, come mi pare e piace. Ma di fatto non c'è reale valore conoscitivo, perché la religione non dice nulla di definito e concreto sull'origine dell'universo, sulla natura e il destino dell'uomo. Dice di rispondere alle domande sul mistero della vita, ma in realtà non fa altro che rimuovere o distrarre l'attenzione dal mistero della vita, spostandola sul mistero della fede, su cui si può speculare liberamente in tutta tranquillità all'infinito, perché in quell'ambito non c'è nulla che si potrà mai dichiarare vero o falso secondo i criteri umani di conoscenza. E poi il fatto di essere gay, come dicevo, comunque secondo me non ha in realtà alcuna influenza sull'essere credente o non credente, non è conciliabile. Chiaro però che se uno si pone un limite invalicabile attraverso cui confinare la propria riflessione, che è l'orizzonte che esista un Dio, quindi a prescindere da qualsiasi altra considerazione a priori, questo comporta la necessità di lavorare parecchio attorno a questo orizzonte per andarsi a creare una sorta di teologia che renda conto della propria omosessualità. Ora, la cattiva notizia è che questa operazione, almeno per quanto riguarda un cattolico, risulta estremamente difficile, consuma molte energie intellettuali, energie che secondo un ateo come me potrebbero essere meglio investite in altri tipi più proficui di riflessione. La buona notizia è che comunque non esistono conclusioni sbagliate, perché appunto non arriverà mai una voce dal cielo, non scenderà mai Gesù dal cielo a confermarmi che avete azzeccato proprio voi la giusta interpretazione del Vangelo e che quindi i papi non sono veramente ispirati dal suo spirito e non hanno capito niente in tema di sessualità quando fanno le loro encicliche su questi temi. Quindi totale tranquillità per chi crede. Potete pensare e credere esattamente in tutto quello che vi fa stare bene, che vi fa stare meglio, perché la cosiddetta verità non è né più né meno di ciò che volete credere che sia vero in ultima analisi. E la notizia ancora più bella è che questo vale ecumenicamente per tutti quanti. Neanche gli atei hanno la verità in tasca, hanno in tasca come tutti quanti la loro verità, cioè un set di credenze, di convinzioni, di passioni intellettuali che si rifanno a una qualche tradizione umana, proprio come i credenti partono dalla tradizione della loro religione.